E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Spinning Therapy. Oggi vi mostrerò tutto quello che ho imparato per quanto riguarda il mondo del light e dell'ultralight. Quindi mettetevi comodi e buona visione, sigla! Allora ragazzi, non so se avete notato qualcosa di nuovo, ma ebbene sì, posso allontanarmi quanto mi pare e mi sentirete sempre alla perfezione. Finalmente abbiamo fatto ciò che bisognava fare, ovvero dei microfoni super professionali. Quindi però, bando alle ciance e continuiamo il video. Allora, prima di tutto, questo sarà un video rivolto ai neofiti, tutte le persone che vogliono imparare, qualcuno che si è avvicinato magari da poco e vuole sapere tutti i segreti, tutto quello che c'è dietro a questo bellissimo mondo. Quindi partiamo con il video. Innanzitutto parliamo di che cos'è il light e l'ultralight spinning. Sono due tecniche praticamente complementari, quasi identiche. L'unica cosa che le contraddistingue appunto è la grammatura delle diverse canne, mulinelli e artificiali. Il light e l'ultralight è un mondo bellissimo, mi sono appassionato e mi sono avvicinato a questo mondo diciamo nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, lo pratico assiduamente da 2 anni e mi ha regalato delle catture eccezionali. Prima praticavo molto lo spinning normale, lo spinning centrale e lo short, però andavo a casa sempre con tantissimi cappotti. E da quando ho iniziato a praticare l'ultralight invece non c'è nessun giorno che torno a casa e non abbia preso qualcosa. Allora iniziamo. Cosa c'è bisogno per praticare questa bellissima pesca? Abbiamo bisogno ovviamente di una canna da pesca, di un mulinello e di artificiali che andremo a vedere prossimamente. Allora, iniziamo a parlare della canna da pesca. La canna da pesca è importantissimo che sia da una grammatura che va dal 0,5-1 grammi fino al massimo 15 grammi. A dire il vero, per me il light spinning e l'ultralight vanno al massimo fino a 5-7 grammi, però è una questione molto ma molto personale. Personalmente utilizzo questa, una canna di altissima gamma della Maturecraft, presa direttamente dal Giappone, che va dai 0,2 fino ai 3 grammi, quindi è una canna veramente veramente sottilissima. Questo però non significa che non è in grado di combattere grosse prede. Una caratteristica importante delle canne da pesca da ultralight è che siano solid tip. Questa è la mia, ovviamente è una solid, esistono sia solid che tubular. Solid vuol dire che l'ultimo tratto della canna è formato da un cimino, come dice la parola, solid, pieno. Questo gli permette una piega molto ma molto più accentuata rispetto a una tubular, che invece è cava all'interno. Questo gli conferisce una bellissima caratteristica, ovvero la sensibilità a livelli massimi. Per questo io consiglio sempre una solid per l'ultralight spinning. Come dicevo, questa è una canna veramente veramente dalle altissime caratteristiche, una canna da 400 euro con anelli in titanio della Fuji, un grezzo con carbonio Torai T1100, quindi il massimo carbonio che abbiamo a disposizione oggigiorno. Però questo, e lo dico soprattutto ai neofiti, non vuol dire che una canna da 400 euro vi regali una pescata migliore rispetto a una canna da 30 euro. Lo dimostra il fatto che, se andate a vedere i video precedenti, potete trovare il video che ho fatto in Puglia, il penultimo video, dove ho preso dei tonni da più di 1,5 kg con una canna da 30 euro di AliExpress. Quindi ragazzi, per iniziare va benissimo qualsiasi canna con queste caratteristiche che ho appena elencato. E adesso è giunta l'ora di parlare del mulinello. Le caratteristiche fondamentali del mulinello per utilizzarlo a light e ultralight, ovviamente in primis, sono le dimensioni. Le dimensioni che devono andare personalmente da un 1000 a un massimo 2005. Ragazzi, con un 3000 ci prendiamo spigole di 2-3 kg, anche superiori, quindi è inutile abbondare su una canna da pesca così leggera. Ovviamente tutto deve essere proporzionato e quindi regolatevi voi in base all'attrezzatura. Io utilizzo un mulinello Daiwa 2000. Questo è un Daiwa Luvias MQLT serie 2000. Anche questo è un mulinello di altissima gamma, però
Ripeto, questo è per il mio puro piacere personale di andare a pesca con questa attrezzatura. Però prima di questo io appunto ho utilizzato delle attrezzature super super economiche da AliExpress, che utilizzo tuttora quando vado in Puglia. Non è importantissimo spendere centinaia di euro in attrezzatura. Se c'è la possibilità, ben venga, altrimenti vi divertirete lo stesso con qualsiasi tipo di attrezzatura. Allora, le caratteristiche quindi, oltre al peso di un mulinello, è la capacità della bobina. In questo caso abbiamo detto quindi è una 2000 e soprattutto è una bobina shallow. Allora vi spiegherò la differenza fra una bobina shallow e una normale. Bobina shallow è una bobina a bassissima capienza, e voi adesso mi direte: perché devo scegliere una bobina a bassa capienza quando posso avere un 2000 con il doppio della capienza? Allora cercherò di spiegarvelo nel più breve modo possibile. Una bobina normale al centro sarà molto più stretta appunto per ospitare più filo possibile. Però essendo più stretto, il filo che andrà intorno, soprattutto i primi 50 metri di trecciato, saranno avvolti molto più stretti, con delle spire molto più strette, e quindi in fase di uscita queste spire andranno, diciamo, a penalizzarvi leggermente nel lancio. Io invece ho optato per questa bobina, una bobina shallow, proprio perché le spire saranno molto più larghe e quindi fuoriusciranno in maniera molto più facile dalla bobina. Quindi però questa è una cosa molto soggettiva. Se volete stare più sicuri e optare per una bobina con capienza massima, potete acquistare quello. Quindi niente, questo è... Ah, un'altra cosa molto importante è il rapporto di recupero. Se voi preferite utilizzare a ultralight dei jig al posto di testine piombate con i worm, vi consiglierei un rapporto di recupero un po' più veloce, tipo 5-8-6-2. Mentre se optate prelidigete le testine piombate e i relativi worm, allora vi consiglio un rapporto di recupero un po' più basso, 5-1, 5-2, massimo 5-4. Questo perché vi andrà a far muovere meglio l'esca e quindi potrete far saltellare i vostri amati vermetti sul fondo della sabbia con meno difficoltà. Io ho optato per un rapporto di recupero medio, un 5-6, perché utilizzo in egual misura sia i jig che le testine piombate con i vermetti scentati. Ah ragazzi, scusatemi un attimo, ci tenevo a dirvi che finalmente abbiamo raggiunto quasi i 1000 iscritti. Probabilmente quando vedrete questo video li abbiamo anche raggiunti, se non superati. Stiamo facendo dei numeri assurdi, ci sono video che stanno raggiungendo i 5, 6, 8, 10.000 visualizzazioni. Insomma, 1000 iscritti in quanto? 2 mesi da quando inizio a pubblicare assiduamente? Veramente tanta tanta roba. Questo è ovviamente solo ed esclusivamente merito vostro, quindi è per questo che ho deciso di fare un contest e di regalarvi qualcosa di veramente veramente stupendo per i 1000 iscritti. Quindi restate sintonizzati, guardate i prossimi video dove spiegherò cosa bisogna fare per partecipare. Saranno delle cose semplicissime e ovviamente scoprirò quello che c'è in palio, quindi magari si tratterà di attrezzatura, artificiali, chi lo sa. Quindi ragazzi, grazie ancora per tutto quello che stiamo creando e non vi resta che continuare a guardare il video. Bene, allora, quindi abbiamo parlato dell'attrezzatura e adesso voi mi direte: cosa ci metto all'interno del mulinello? Bene, allora ragazzi, su Instagram mi avete tartassato di domande e io ne sono felicissimo. Colgo l'occasione per dirvi che se non mi seguite, sotto ci sono i link per i miei canali TikTok e Instagram, dove li pubblicherò tantissimi post e dei trick interessanti per le nostre bellissime attrezzature. Allora, quindi torniamo a noi. Molti mi avete chiesto: spinning therapy, ma cosa ci va all'interno del mulinello?
posso utilizzare un fluorocarbon o un nylon al posto di un trecciato? Beh, la mia domanda, anzi la mia risposta a tutti voi è sempre stata una e una sola: ragazzi, usate esclusivamente il trecciato. Il trecciato durante gli anni si è evoluto ed è stato creato appositamente per la tecnica dello spinning, quindi ci sarà un motivo. Intanto perché? Vi spiego le caratteristiche principali del fluorocarbon e del trecciato. Il fluorocarbon o il nylon sono molto più elastici, mentre il trecciato è inestensibile. Immaginate che stiate jerkando un piccolo jerk e stiate imprimendo una forza di 1 kg su quell'artificiale. Con il fluorocarbon o il nylon sarà molto più estensibile, quindi all'artificiale in fondo al mare arriverà un peso, per esempio, di 0,4 kg su 1 kg che voi state imprimendo, mentre sul trecciato riuscite a imprimere tutto il chilo direttamente all'artificiale, quindi conferendole delle giarcate praticamente perfette. Quindi ragazzi, usate sempre il trecciato. Ma adesso passiamo dalle caratteristiche alle dimensioni. Quindi molti mi hanno chiesto: ma che dimensioni devo optare per poter praticare il light e l'ultralight? Beh ragazzi, è molto soggettivo, però non esagerate con le dimensioni. Ripeto, con il video in Puglia che ho fatto con uno 0,06 PE ho preso tonni da 1,5 kg, quindi il segreto è tutto nella frizione del mulinello. Se sapete giocare alla perfezione e gestirla molto bene, potete usare dei trecciati molto ma molto sottili. Trecciati sottili, ricordate, equivale a maggiore distanza di lancio. Quindi io personalmente utilizzo un PE 0,06 che in millimetri corrisponde a un 0,04 se non erro, con un 2 kg di max drag. Quindi ragazzi, queste sono le specifiche e il filo che utilizzo. Siete liberi ovviamente di acquistare qualsiasi filo vogliate. Sui vari shop online o nei vari negozi ormai ci sono un'infinità di trecciati, quindi starà a voi sceglierli. Una volta che sappiamo la dimensione del trecciato, come si collega il terminale? Con cosa si fa? Allora, il terminale io personalmente lo collego quindi al trecciato con il nodo Albright. È inutile che adesso ve lo faccio vedere, su YouTube ci sono un'infinità di tutorial, quindi basta che scrivete Albright e vi uscirà tutto quello di cui avete bisogno. Ricapitolando, trecciato che esce dal mulinello, Albright che collega il terminale. Il terminale invece dovete utilizzare il fluorocarbon. Io non mi trovo molto bene con il nylon, quindi vi consiglio sempre il fluorocarbon, anche perché è un po' più resistente e un po' più invisibile in mare. La dimensione del fluorocarbon personalmente io la utilizzo di 1,016. È veramente veramente molto leggera, però ci ho tirato fuori anche bei barracuda e bei alletterati. Quindi certo, se trovate il pescione e si va a infilare sotto gli scogli, non c'è fluorocarbon che tenga. Quindi per me un buon fluorocarbon che va dallo 0,16 al massimo allo 0,20. Bene, allora l'ultima parte dell'attrezzatura ovviamente sono i nostri amati artificiali. Diciamocelo ragazzi, questi artificiali sono una droga e ci faranno spendere centinaia di euro. Però sono bellissimi, ma vediamoli un po' più nello specifico. Allora, avete due modi per approcciarvi al light e all'ultralight, ovvero gommine con le relative testine piombate e un'infinità di micro jig. Per le gommine io utilizzo molti Worm, in questi casi sono della Tsurinoya, presi su AliExpress, li potete vedere su un video precedente dove ho fatto un unboxing, però sul mercato adesso ci sono migliaia di artificiali e di soft bait di Worm. Io prediligo colori come questo, ovvero rosa, giallo fosforescente, trasparente, comunque tutti artificiali molto visibili in acqua. Ovviamente con questi Worm bisogna abbinarci delle testine piombate che io personalmente prediligo, testine piombate veramente molto leggere. Queste per esempio sono testine piombate che vanno da 1-2 grammi fino a massimo 5 grammi come questa. Mentre per quanto riguarda gli artificiali, beh, qui c'è l'imbarazzo della scelta. Potete utilizzare dei piccoli jerk come questo oppure dei lipless. In questo specifico caso questo è un lipless. Lipless vuol dire senza paletta, infatti questo non ha una paletta ed è un po' più affondante. Poi ci sono i classici jerk, questo ne è un esempio, come il Ryuki della Duo,
un piccolo palettato che si lancia lontanissimo, e anche con questo ho fatto tantissime belle catture. Ovviamente i colori, neanche a dirlo, ce ne sono un'infinità. E poi ci sono i nostri amati micro jig. Questo ne è uno. Abbiamo tante forme e dimensioni differenti. Ho fatto un bellissimo tutorial sempre sul mio canale su come lanciare e gestire i micro jig, quindi non perdetevelo e andate a vederlo. Quindi abbiamo visto tutti gli artificiali, tutta l'attrezzatura, non ci resta che parlare di una cosa molto importante, ovvero le fasce orarie e gli spot. Allora, per quanto riguarda gli orari, io prediligo ovviamente tutti i cambi di luce, sia alba che tramonto. Per quanto riguarda gli spot, invece, ci sono due tipi di spot, ovvero una bellissima costa sabbiosa come questo, quindi dalla spiaggia, oppure da scogliere dove l'acqua è un po' più alta. Ovviamente in base allo spot andrete a decidere che tipo di prede prendere. Vi faccio un esempio: dalla spiaggia potete prendere sugarelli, saraghi, scorfani, sciarrani, ne prenderete tantissimi, pesce lucertola, ma anche spigole, serra, insomma un po' di tutto. Mentre se andate su delle scogliere dove l'acqua è un po' più alta, potrete anche insediare piccoli tunnidi, come ad esempio piccoli alletterati, dei caranghi, caranghi ronco, lecce, insomma dipende ovviamente da cosa gira nei vostri spot. Bene ragazzi, quindi questo è il tutorial, anzi è il super tutorial per quanto riguarda questa bellissima tecnica, ovvero quella del light, dell'ultra light spinning. Ho cercato di trasmettervi tutto quello che io ho imparato durante gli anni e sono sicuro che questa guida sarà molto ma molto utile soprattutto ai neofiti e alle persone che si stanno approcciando da poco a questa bellissima tecnica. Quindi non vi resta che salutarvi, ci vedremo presto con tante tantissime catture e niente ragazzi, quindi grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!